Registriamo questa puntata di Casta Diva in una situazione inconsueta, nella sala trucco, e siamo all'anteprima di Falstaff di Giuseppe Verdi, nel quale debutta uno dei più grandi baritoni del mondo, Luca Salsi. Tra poco ci sarà l'anteprima per le scuole che precede le due recite qui al Teatro Municipale di Piacenza. Luca Salsi non ha bisogno di presentazione, è reduce tra l'altro dal trionfo alla Scala nello Scarpia della Tosca, che ha inaugurato la stagione del Teatro del Piermarini, dove ha ottenuto uno straordinario successo personale. E però questo è un debutto, per cui anche per un cantante di fama mondiale un debutto è sempre un debutto, no maestro? Un debutto è sempre un debutto in un ruolo super difficile come questo, un ruolo veramente di arrivo per la corda baritonale, ma non tanto per vocale, perché vocalmente sì, è difficile, ma è impegnativo, ma non è così impossibile come tanti altri ruoli. È proprio la statura del personaggio che è immensa, è un personaggio complicatissimo, un personaggio pieno di sfumature, un personaggio scavatissimo, un personaggio dove in ogni battuta cambia il prospetto e la visione che lui ha del mondo e che il mondo ha di lui, quindi è veramente complicato, veramente credo che forse mi verrà bene fare 200 recite. Adesso gli ho dato un'impronta, poi fra 200 recite, se mai le farò, uscirà forse un bel fast. Beh sì, di solito poi tra l'altro questa, di cui è inutile dire perché è conosciutissima, è l'ultima opera di Verdi, l'estremo capolavoro comico di questo straordinario autore, un soggetto shakespeariano straordinario, e però di solito è il compendio anche per i grandi baritoni. Lei ci arriva a 44 anni perché Luca Salsi è già grande, è già affermato, o è un atto di coraggio, oppure per quale motivo? No, io penso che adesso ne compio 45 fra due mesi, non cambia niente, non è per quello. No, credo di essere arrivato all'età giusta per provare questo ruolo. Credo anche che quando Verdi l'ha scritta non pensasse a un interprete più vecchio di come sono io adesso. Comunque sia, nei primi 900, 45 anni, insomma, una persona era già avanti con l'età, no? Quindi noi ci invecchiamo un po', ma più che invecchiarci ci ingrigiamo, ci incupiamo, perché Falstaff era, io lo definisco un po' Verdi grasso. Credo che sia molto un'autobiografia di Verdi alla fine dei suoi anni. Lui guarda indietro, vede tutte le sue opere, vede tutta la sua vita e ci scherza su scrivendo il Falstaff. E anche tutto nel mondo è burla, è una sorta di morale che molti hanno attribuito al Verdi maturo, che si prende burla appunto. Esatto, ma non solo, c'è tutto un interessantissimo carteggio Verdi-Boito durante la stesura proprio del Falstaff, dove Verdi scrive a Boito: oggi il pancione, per lui lo chiama pancione, ed è per questo che io mi sono fatto aggiungere un po' di pancia, nonostante io abbia già di mio, però ne ho fatto aggiungere ancora un po' perché lui lo chiama il pancione, tu non lo chiama mai Falstaff, lo chiama il pancione. Dice: oggi il pancione è arrabbiato, oggi il pancione non si muove, oggi
sta lavorando bene, oggi è burbero, oggi è simpatico. E io penso che sia molto autodescrittivo, perché lui era un po' così, no? Sappiamo della vita di Verdi che lui era un po' così, era un tipo, insomma, un po' bizzarro, era un tipo che poteva essere un uomo buonissimo, poteva essere anche un uomo molto, ecco così, severo. Severo. E penso che sia per questo molto autobiografico, io cerco di farla uscire un po' questa cosa nella mia interpretazione. Beh, anche perché Luca Salsi, lo sentite anche dalla R arrotata e parmense di San Secondo, per cui cantare Verdi per lui immagino sia una doppia responsabilità. Quante sono le opere di Verdi che lei ha già cantato e che ha in repertorio? Parecchie. E con il Falstaff sono 20 ruoli. Eh beh, insomma, per cui 20 quasi ruoli, tutti. Quasi tutti, mi mancano quelli, diciamo, che si fanno meno, tipo Stifeglio, Alzira, Aroldo, questi masnadieri, sì. E poi quelli che non hanno il baritono, come i Lombardi, la Jerusalem, l'Oberto, sì, eccetera. Che sono pochi, perché ricordiamo che per Verdi il registro di baritono era il prediletto. Esatto. Per cui lui ha assegnato a questo registro una galleria di personaggi e di brani di una bellezza, esatto, inaudita. Esatto. Passare dal Verdi comico di Falstaff a Stretto giro di posta, dal cattivissimo Scarpia, è la magia del teatro oppure cosa? È difficile, insomma, anche a livello attoriale, a livello di introspezione psicologica, passare da questi due ruoli in così breve periodo? Eh beh, sì, è difficile. È difficile non soltanto a livello attoriale, ma anche a livello vocale. È difficile perché sono scritture vocali completamente diverse e quindi, insomma, ho dovuto, ecco, rimettere bene in gola tutta la scrittura verdiana, che comporta una serie di cose, di difficoltà, perché è molto più difficile cantare Verdi che cantare gli altri autori, per quel che mi riguarda. Io sempre dico che chi sa cantare bene Verdi può cantare tutto, e perché Verdi ti richiede di cantare forte, piano, con le mezze voci, pianissimo, con i colori, con i fraseggi lunghi, con le note tenute, con dei legati, cose che altri autori invece ti chiedono, ma ti chiedono meno, e soprattutto ti chiedono meno sforzo vocale, e inteso proprio come difficoltà di esecuzione, non come, perché insomma Scarpia richiede uno sforzo vocale notevole, come Chenier, come Gioconda, sì, eccetera, però lì devi cantare, insomma, con il tubo aperto tutto il tempo, con l'acceleratore sempre giù e vai. Invece qui bisogna saper cantare dal pianissimissimo al fortissimo, quindi diciamo che ho dovuto rimpostare tutta la mia vocalità per cantare questo Falstaff. Ci sono messo una decina di giorni, non è così semplice. Ecco, tra l'altro, visto che lei poi a febbraio sarà a Chicago con Muti, esatto, e debutterà un altro ruolo importante, che è quello di Alfio in Cavalleria Rusticana, per, esatto, cui mi viene da pensare, cioè il passaggio dal repertorio, dal melodramma ottocentesco a, diciamo, a Puccini, agli autori del verismo, della giovane scuola, che dir si voglia, anche qui dal punto di vista della vocalità non è pericoloso, o è comunque una logica evoluzione di quella che è la sua gamma del registro baritonale? Ma allora, è pericoloso? No, nel senso che adesso non è pericoloso, perché grazie a Dio io so bene quello che faccio, quindi non rischio, ecco. È difficile? Sì. È difficile, e questa Cavalleria Rusticana con il maestro Muti è uscita dopo che io avevo già preso l'impegno del Falstaff, quindi io l'ho accettata, perché per me cantare con il maestro Muti è... Beh, non si può dire di no. No, ma non è che non si può dire di no, è che è proprio un piacere, un onore e un privilegio, e quindi l'ho accettata. E se fosse stato un altro probabilmente avrei detto di no, perché in mezzo al Falstaff cantare cavalleria non è proprio il massimo. Però la canto come canto Tosca, come canto Chenier, la canto comunque sempre nello stesso modo in cui canto Verdi. Non ci vuole un pochino più di polpa, diciamo, ma non cambio posizioni vocali o tecnica per cantare un certo repertorio, lo canto nello stesso modo, quindi non mi fa male, ecco. Per fortuna la voce risponde sempre bene, perché è adatta, diciamo, a tutti e due i tipi di repertorio, e quindi non è uno sforzo per me, ecco. Sì. Poi Alfio non è un ruolo così lungo
come può essere Gerard, per esempio. Insomma, sì, canta, sì, canta un'entrata, un duetto difficili, ma non è così lungo, ecco. Ecco, per tornare un attimo indietro alla Tosca, di cui tra l'altro si sono da poco concluse le repliche, che ha inaugurato la stagione della Scala, e in cui i protagonisti erano tre superstar della lirica. C'era molta attesa per Anna Netrebko, per Francesco Meli, che tra l'altro abbiamo intervistato insieme a Sayo Hernandez per il nostro ciclo di Castadiva. Ma devo dire, senza sviolinare, anche se noi ai violini venendo da Cremona ci siamo abituati, mi pare che la critica abbia sottolineato la performance di Luca Salsi come la più straordinaria in questa Tosca. Lei se l'aspettava? Come ha preso, diciamo, questo successo veramente clamoroso, che tutti hanno sottolineato sia a livello vocale sia a livello interpretativo, perché il suo è stato veramente uno Scarpia estremamente convincente e moderno, devo dire. Intanto grazie mille per i complimenti. devo essere sincero, sì, veramente sincero, io non mi aspettavo questo successo, sì, con Scarpia, perché l'ho fatto poche volte, ho fatto solo tre produzioni con quella della Scala, e non ho mai considerato un ruolo, sì, bello, bellissimo, ma mai un ruolo, diciamo, da poter avere un successo come quello che ho avuto. Sì. E quindi per me è stata una sorpresa. Forse è stato anche quello il un po' la chiave del successo che mi è piombato addosso con lo Scarpe, cioè non pensare di poter trionfare con un ruolo del genere. Ma devo dire che è stato molto merito anche del lavoro che abbiamo fatto sia con il maestro Chailly che con Davide Livermore. Sì. Perché intanto con il maestro Chailly e abbiamo cercato di cantare tutte le note che Puccini ha scritto e rendere il personaggio di Scarpia un po' più vicino a Verdi, sì, visto che io sono un cantante verdiano, nel senso che abbiamo cercato di dare il significato dell'interpretazione sulle note scritte, senza cercare di ricorrere a certi effetti, insomma, che sono anche belli, perché a volte sono anche belli, però li abbiamo evitati un po' tutti. E quindi la parte musicale, cercando anche colori, piani, sfumature, ha reso il personaggio un po' più nobile, un po' più elegante. E poi devo dire che Davide Livermore mi ha costruito intorno una regia, sia nel primo atto che nel secondo atto, veramente, dove Scarpia diventa assoluto protagonista di questi due atti, perché il primo atto con questo Te Deum così imponente e io davanti, insomma, il coro che si alzava, una cosa meravigliosa. Il secondo atto con questo studio ricostruito esattamente come a Palazzo Farnese, veramente devo dire che abbiamo lavorato molto sulla recitazione sui movimenti, sul pensiero di questo personaggio, ed è uscito, insomma, e per fortuna sia la critica che il pubblico mi hanno premiato. Sì. Devo dire, una regia veramente strepitosa che ha messo d'accordo un po' tutti, anche i melomani un po' più, diciamo, tradizionalisti, come è stata bellissima a mio avviso quella di Attila della stagione precedente, e ha portato alla ribalta questo regista italiano che sembra caduto dal cielo come una meteora, anche se che è da poi tanti anni che in giro. Sì, però sono fare tanti anni che in giro. Troppi complimenti ai registi può diventare anche un po' pericoloso, perché è un ruolo che è diventato molto preponderante, come lei sa, nel teatro musicale, per cui non esageriamo, però credo che abbia fatto veramente. E il secondo atto, che è poi l'atto in cui Scarpia emerge in modo strepitoso, l'ho trovato molto cinematografico. Ho sentito che Livermore ha sottolineato che in qualche maniera Puccini è l'antesignano della musica da film, e io ho trovato molto questo tema ostinato che Puccini, in cui sottolinea appunto questo dramma tra Scarpia e Tosca nel secondo atto, in qualche maniera si ritrova sia la cinematografia del neorealismo italiano sia gli autori di musiche da film, Morricone eccetera, quelli che poi hanno creato tutto un filone, e l'ho trovato molto bello. Non so se lei condivide questa mia opinione. Assolutamente sì, anche durante tutte le prove che abbiamo fatto veramente più di un mese di prove, 40 giorni di prove. Per uno spettacolo simile ci vogliono tutte. Lui ha sottolineato più volte questa cosa, sì, anche perché, insomma, andando in diretta televisiva, andando in diretta nei cinema, abbiamo lavorato molto su questo aspetto proprio cinematografico, come ha detto giustamente lei, e
lavorando molto sugli aspetti delle interazioni fra i personaggi, cioè non cercando di non fare soltanto i cantanti fermi che cantano bene, ma sempre un dialogo, sempre guardandoci negli occhi, sempre cercando di cogliere l'uno dall'altro il momento che si stava vivendo, no? Sì. Cioè, e quindi da lì poi dopo nascono le vere intenzioni, nascono le vere reazioni. Cioè, non sono mai finte. Quello che ci diceva sempre Davide, giustamente, era dobbiamo recitare come se noi non conoscessimo quello che sta succedendo, sì. Come se noi non conoscessimo l'opera, perché altrimenti anticipi il pensiero, sì. E anticipando il pensiero bruci il momento. Sì, è quello che lui dice, quelli che parlano bene come Livermore, il qui ed ora, insomma, cioè vivere, esatto, il momento come se non ci fosse un domani, ma nel senso di vivere questo momento nel modo più realistico, esatto, possibile. Esatto, esatto. Rapporto speciale con la Scala, soprattutto in questa stagione, che si traduce in 4 opere nel cartellone della stessa stagione, che è una cosa veramente sensazionale, cioè da Guinness dei primati, perché dopo Tosca lei farà Traviata, no, Ballo in Maschera, a Ballo in Maschera, Traviata, tra l'altro altro ruolo baritonale meraviglioso, sì. E poi tra l'altro un'opera di un nostro concittadino, per, esatto, cui a noi fa particolarmente piacere. Che per me sarà un debutto al Teatro alla Scala. Ah, Barnaba sarà un debutto. Esatto, Barnaba è un altro debutto di quest'anno. Quest'anno l'anno insieme all'anno scorso, perché l'anno scorso io ho debuttato Iago e Simon Boccanegra. Iago con i Berliner Philharmoniker e il maestro Zubin Mehta, sì. e Simon Boccanegra al Festival di Salisburgo con i Berliner Philharmoniker Iago e con i Wiener Philharmoniker e Simon Boccanegra con il maestro Gergiev, quindi è stato un doppio debutto e quest'anno invece 3. Beh, Gioconda, che poi è un grande opera, tra l'altro quest'anno ricorre anche il centenario della nascita del nostro grande concittadino Aldo Protti, che è stato un Barnaba, insomma. No, non solo un Barnaba. Rigoletto per antonomasia. È stato uno dei più grandi baritoni della storia. Sì. Purtroppo poco ricordato, sì. Ce lo dico anche nella vostra città, magari il sindaco mi vede, sì. Lo vede il sindaco, certo. Questo? Io non lo conosco il sindaco, glielo manderemo. Ma saluta, come si chiama? Gianluca Galimberti. Allora, gentile sindaco Gianluca Galimberti, bisogna che si intitoli o una via o una piazza o qualcosa al grande Aldo Protti, perché è stato uno dei più grandi baritoni del Novecento, se non di tutta la storia dell'opera. Quindi non è possibile che a Cremona non ci sia una via intitolata a lui. Adesso l'ho detto, perché questa è una cosa un po' che non va bene. Ecco, intanto prende forma il personaggio, esatto. La brava truccatrice attaccata. Francesca ha attaccato, bravissima, le basette di Falstaff. Anche perché io sono sono molto isterico su queste cose, sì, quindi devo dire che per ora con Francesca non abbiamo ancora litigato attaccando basette. È vero, non litigheremo, ma di solito io non so, quando sento che non va bene comincio a strapparmele, mi tolgo tutto, e invece qui devo dire che funziona tutto in questo teatro, che teatro piccolo, ma teatro che funziona molto di bene. Provincia, ma che funziona molto meglio di tanti grandi teatri. Assolutamente sì. E quindi veramente è un piacere cantare qui, è un piacere debuttare qui questo ruolo difficilissimo, meraviglioso. A proposito di grandi teatri, passiamo dalla Scala Metropolitan, perché io ho visto una rassegna stampa anche qui eccezionale, soprattutto legata poi a quell'episodio che ha fatto intitolare, sì, al New York Times, vai, il compa, super bariton per Luca Salsi, perché è successo qualcosa di storico, cioè lei nell'arco della stessa giornata ha cantato 2 opere, un Hernani in matinée e una Lucia di Lammermoor allo spettacolo serale, esatto, sostituendo all'ultimo momento Domingo, ma la cosa le è stata detta praticamente il giorno prima, per cui... Beh no, sì, il giorno prima, sì. questo è un episodio che ormai mi perseguita da 5 anni, vabbè, però raccontiamo perché... Non... Sì. Dunque è successo che io ero lì per cantare, in quella stagione io cantavo Lucia di Lammermoor e Don Carlo, e succede che mi chiama il general manager del Metropolitan, perché al Metropolitan il sabato si fanno 2 opere, sì, una alle 13 e una alle 20. Io avevo la mia Lucia di Lammermoor alle 20. Mi chiama la sera prima, il venerdì sera alle 8 di sera, Peter Gelb, il general manager del Metropolitan, mi dice: guarda, c'è Placido che non si sente molto bene,
tu so che hai fatto Hernani anche col maestro Muti, domani canteresti il posto suo. E io dico, ma io sì, però fatemelo sapere per tempo, perché insomma devo ripassarla, la so bene, ma devo ripassare. Ma... Sì, non ti preoccupare, domani mattina massimo alle 10 ti diciamo qualcosa. E poi mi ha detto, e poi tu hai la luce di Lammermoor la sera, poi se non te la senti, cancelli la tua luce di Lammermoor e la canta il tuo cover, il tuo secondo. Dico, va bene. Allora, al mattino alle 10 mi chiama lui e mi dice, Placido sta bene, canta lui. Dico, ok, perfetto, io mi riposo per la mia. E allora niente, io mi riposo, poi sono uscito a mezzogiorno e mezzo a fare una passeggiata, faccio sempre così a New York, mi piace passeggiare, andare in giro, e attacchiamolo un po' di più qua sotto, e passeggio, alle 12:30 mi chiama Placido e mi dice, Luca non sto bene, ti prego corri qua. Dico, ma come non stai bene, corri qua, cioè sono le 12:30, la resta è l'una. No, ti prego, niente, io ero sulla 76esima, il Met 63. Sì. Allora corro in teatro, mi hanno messo i suoi costumi, che per fortuna andavano perfetti perché avevano la stessa taglia, e forse adesso io sono un po' più grasso. e niente, mi hanno truccato al volo, poi ho scoperto sul momento che la recita era in diretta mondiale per radio e che dirigeva James Levine. Quindi c'è anche un episodio simpatico perché ero in camerino. E, intanto che si asciuga facciamo i capelli, no? Poi vediamo. Ero in camerino e mi suona il telefono del camerino e io ero un po' nervoso perché insomma allora rispondo, dico hello, e sento dall'altra parte, hey my friend, here is Jimmy. E io dico, ma Jimmy who? Perché un po' arrabbiato, sì. Anche lui mi dice James Levine. Dico, ah sorry maestro. E niente, poi è andata molto bene quella. Poi bello. Dopo finito l'Hernani, stavo bene, sono uscito, ho mangiato un po' di schifezze americane che a me piacciono, hamburger, patatine, Coca-Cola. E ha cantato meglio. E poi dopo ho detto, ma perché no, dai, sono tornato in teatro, ho fatto anche la Lucia. Ma anche perché Lucia insomma non è così impegnativa come l'Hernani, ecco. Quindi, però bene, insomma, è stato bello, è stata un'avventura, è stata una cosa che non farò mai più, perché è un po' una follia, anche insomma ti stanchi e sono cose che si fanno una volta nella vita, dai. Siamo stati in due al Metropolitan, e dico prima l'altro perché è molto più importante di me, che è stato Richard Tucker nel 52. Tucker, sì, grande, che ha fatto Long Rain e Butterfly. A lui è andata peggio, è più difficile, io la sono cavata meglio. Beh sì. Però va bene, dai, è stato divertente. Bene, qua allora quasi completato, mancano i capelli. Comunque la generosità di Luca Salsi si è vista in questa, anche in questa conversazione, perché raramente ci capita che a pochi minuti da una recita operistica un cantante così importante si conceda ai microfoni e alle telecamere, per cui lo ringraziamo doppiamente. Grazie a voi, grazie. Succede solo perché mi sento bene, se non stessi bene non la faccio. Visto che sono contento di cantare questo ruolo, mi diverte e mi sento bene, mi diverto, insomma, quindi non è un sacrificio, anzi è stato un piacere mio, davvero, grazie. Bene, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. A presto.